di uno sviluppo anche per la politica di un'area vasta che raccoglie queste quattro città. Come la vedi questa situazione che si è venuta a creare? Beh, mi sembra un approccio corretto, i sindaci sono lungimiranti, ma lo sono ancora di più gli imprenditori che hanno voluto dare un peso ed una gestione comune ad un'area vasta che interpreta la parte maggioritaria della ricchezza del prodotto interno lordo della nostra regione, quindi sicuramente capace di sviluppare quelle sinergie e quelle economie di scala per farci pesare sia nel contesto nazionale che internazionale. Il Polesine è importante che sia all'interno di questa partita, il Polesine ha bisogno di relazioni forti, di connettersi in modo sistematico al mondo industriale, al mondo anche amministrativo e istituzionale del Veneto in modo sempre più forte, e penso che questo quindi sia un passo importante che va in questa direzione. Fare squadra. Fare squadra in sintesi e sicuramente facendo squadra promuovere quelle che sono le eccellenze di un territorio come quello del Polesine, che vanta delle unicità che oggi possono rappresentare veramente un'opportunità di svolta, di crescita, di futuro per la nostra terra e per la nostra comunità. Grazie assessore. Presidente Ferrarese, oggi passa una grande Confindustria, Veneto Est, la provincia di Trieste eccedente, tante volte anche di ZMS, perché è un po' la dote importante di questa unione, e cosa fa il sviluppo di altre forme da vita su questi territori. No, ma è vero, noi non possiamo che complimentarci per questa iniziativa. Seguiamo con assoluto interesse e anche, come è già stato detto, anche in appoggio e a sostegno. Devo dire per la verità che proprio visto che la Villa ZLS che è stata citata, appunto, abbiamo vissuto anche e abbiamo toccato con mano il sostegno che lo stesso Confindustria ci ha dato e ci sta dando in questo percorso. Per cui non possiamo che essere assieme a loro per questa che è un'idea. È un'idea che senz'altro come territorio ci può portare a buone cose, come è stato già detto e ribadito, anche come esempio per tutta una serie di sinergie da creare sui nostri territori che noi assolutamente cercheremo di sviluppare assecondando questo progetto. Si è aperta una strada, non è che essere più piccoli si fanno bene. No, anzi, insomma, le parole sentite fin qui ce lo dicono, ma d'altra parte forse non c'era neanche bisogno di ribadirlo, perché le stesse condizioni su cui poggia questo nuovo patto, chiamiamolo così, già ci fanno vedere di quanto alla base non si sia voluto lasciare indietro nessuno e non si voglia, ecco, fare la valutazione del più piccolo e del più grande, ma come è stato detto altresì, che ognuno secondo le sue prerogative, le sue attribuzioni, forse debba dire la sua all'interno di questo percorso, quindi ne siamo felicissimi noi da più piccoli. È l'importante esserci. Assolutamente, assolutamente, con queste condizioni anche con buone speranze. Grazie Presidente. Grazie.